Sí. Sí. Cosa posso fare per te? Ma di cosa si tratta? Cosa? Hai? Sì? Sì? Sì. Eravamo entrati nel terzo portale magico. Insieme a Phileasson avremmo affrontato la creatura chiamata Tarkat. Dovevamo convincere la principessa ad accompagnarci. E né la magia nera di Tarkat, né le orde dell'innominabile ci avrebbero impedito di raggiungere il nostro scopo. Traditori, questo lo vedo. Tarkat non solo possiede i tre frammenti della pietra stellare, ma è anche riuscito a mettere la principessa contro di noi. Qualunque sia il suo piano, bisogna tirarla fuori di lì. Non sarà facile. Hai visto i sigilli delle porte della Sala del Trono? Indubbiamente è stata fortificata con i poteri della pietra stellare. Potremmo passare da quelle porte neanche con l'aiuto di un ariete. Sì, ma anche qualcos'altro. Poco prima di partire mi parlò di una parola magica. Mi spiegò che era la chiave del rifugio di sua figlia e che se lei fosse mai stata in pericolo, la chiave mi avrebbe concesso il potere di governare questo luogo. Considerando i miei ricordi come Fembaria, capisco cosa intendeva dire. La parola può essere usata per risvegliare i servi magici di Fembaria. I servi sono dotati di poteri speciali che possono aiutarci a resistere al potere della pietra stellare. Se tutto va bene, ce lo diranno loro quando li troveremo. Dobbiamo solo trovare una strada verso la sala. Tutto quello che so è che si nascondono tra i sommi elfi qui nel palazzo. Dovremmo cercare di trovare chi di loro riconosce la parola magica. Hai ragione, ma a giudicare da questo bagno di sangue possiamo solo sperare che siano ancora vivi. Credo... Sani e Basso, Muriano.
L'esercito dell'indominabile sta per prendere le sale della conoscenza. La Manshan Nirtana richiede il tuo sostegno. La Manshan no. Così la ragione e l'onore trovano ancora posto tra queste mura. La dovremmo aiutare. Pirdao, seguitemi! Per il momento sono riuscita a chiudere la porta. In questo modo nessuna di quelle schifose creature potrà fuggire. Andiamo e speriamo di non arrivare troppo tardi. Armatrox! Tenete le posizioni! Ai. Vai! Ia. Sì. Attaccate! Ai! Sì. Cosa? Sì! Ai! Vai! Avanti! Presto. Ai! Sagnata! Sì! Attaccate! Sì! Cosa? Attenzione! Sì! Per sbattere! Tenete le posizioni! Sì! Per spazio! Yeah. Attaccate! Per l'imperatore! Sì? Ha!
Tenete le posizioni! Il guardiano è in senza entrare. Andiamo, onorevole. Dobbiamo aiutarlo. Grazie del tuo aiuto. Sei arrivato nel momento giusto. Lo ammetto, Sumuriano. Sei un vero guerriero di Tie Shan. Ti affiderei la mia vita senza esitare. Il tuo capo non condivide i tuoi sentimenti. Amantir Tarkat ci ha dichiarati traditori e si è rinchiuso nella sala del trono con la principessa. Il nostro Amantir teme per la sicurezza della principessa. Non intende offenderti con la sua cautela. In qualità di Amansha del palazzo, non posso ignorare il fatto che l'esercito dell'innominabile cerchi di assediare il palazzo. Perché dovremmo lottare contro i nostri alleati in momenti come questi? È finita. Tie Shan sta cadendo nelle mani dei nemici. Il palazzo sta per essere occupato mentre parliamo. La nostra unica speranza è il nostro Amantir Tarkat. Ha intenzione di svolgere un rito magico che teletrasporterà il palazzo in un posto sicuro. Ho qualcos'altro da dirti. Sai darlo. Io ne ho abbastanza di stregonerie, Sumuriano. Sono leale a Tarkat. Saidaba Feia Salam. Penso. È come se avessero mosso un velo al mondo. Manda a fermare. Lotterò al tuo fianco contro Tarkat. Silenzio! Guardiano della conoscenza! Conosci già gli ordini di Tarkat. Se sei un traditore, meriti di morire. Sumuriano, ti offro la pace. Ma se ti opporrai al nostro Amantir Tarkat, ci scontreremo come nemici. E ora vai, difendi il palazzo contro l'esercito dell'innominabile e muori con onore, come un vero amico di Tie Shan. Ma Amansha, ti prego, mia figlia. Sei confuso, guardiano. Ti sei appena ribellato contro il nostro Amantir. Devi ringraziare di essere ancora vivo. Cerca di convincere i Sumuriani a lottare con te. La guardia del palazzo difenderà le sale della conoscenza contro il nemico. Lotterò al tuo fianco, io mi difenderò. Ma ti prego, torna con mia figlia sana e salva. L'aiuto della pietra stellare, Tarkat può influenzare le creature di questo mondo. Proprio come Fenrir. Forse mia figlia riuscirà a vincere. Se solo qualcuno potesse intervenire. Le ho concesso di fare una passeggiata sulla terrazza per vedere l'esercito di Fenrir. Ma poco dopo che è uscita, l'esercito dell'innominabile ha superato le nostre difese. E ora il palazzo è sotto assedio.
venerabile Amancia si rifiuta di inviare la guardia del palazzo a cercarla. Ti prego, trova mia figlia Udania e portami da sana e salva. Lotterò con te contro Darkhat. Devi solo portare con mia figlia. Posso aiutarti a entrare nella sala del trono e a mettere fine al tradimento di Darkhat. Posso fare altre cose, ma per altre ho bisogno dell'aiuto di mia figlia. Mi preoccupo di sua sicurezza. Grazie. Come ti ho già detto, mi dirigevo verso la terrazza per vedere l'esercito di Kepardia. Avete combattuto bene, ma la nostra bella Tieshian non è ancora in salvo. Credimi, se qualunque altra persona lo dicesse avrei dei dubbi, ma ora so di potermi fidare di te. Posso offrirti i miei umili servizi? Sagnaza! Sì? Per l'imperatore! Sì! Ai? Attenzione! Per Svapnir! Cosa? Mantenete le posizioni! Sì? Hua! Balsa un salamunde! Cosa? Sì! Perché Bargen! Sì! Sì? Sagnaza! Sì. Hai? Ha!
Sì? Attaccate! Sì? Sì! Sì?